La questione anche singolare di tutta questa storia è che la cassiera che lo ha affrontato energicamente evidentemente lo ha destabilizzato non poco. Alla fine è stato messo due volte KO, la prima volta nel corso della rapina al Carrefour di Carovigno del 22 luglio, quando armato di coltello portò via l'incasso, ma fu anche buttato a terra dall'impavida commessa per un video diventato in poco tempo virale. Il secondo KO è arrivato a margine delle indagini dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che in pochi giorni hanno chiuso il cerchio attorno al 21enne del posto, Marco Conte, rapinatore seriale ben noto a forze dell'ordine e tribunali, che quel giorno era anche evaso dai domiciliari per farsi una passeggiata lunga un chilometro da casa al supermercato, poi rapinato di 4.500 euro nonostante il coraggio della commessa. Proprio la reazione della donna, hanno spiegato i militari in videoconferenza, avrebbe destabilizzato il bandito che durante la fuga ha commesso qualche errore. Il primo, mantenere il pantalone e le scarpe utilizzate durante il colpo, elemento utile per l'identificazione una volta acquisiti i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza installate in zona. Il secondo, perdere parte dell'area furtiva durante la disperata corsa a casa. Come moderni Policino in Divisa, i militari hanno così seguito il percorso di banconote, arrivando sino a Conte. La diffusione del filmato, criticata dagli stessi investigatori ma anche dal PM Raffaele Casto, avrebbe comunque messo in guardia il giovane, che si sarebbe così disfatto del denaro, degli abiti utilizzati, eppure del grosso coltello da macellaio. Quello che sì, avrebbe terrorizzato tutti, ma non la commessa del Carrefour di Corso Umberto di Carovigno, autrice, dicono i carabinieri, di un gesto eroico, ma anche molto pericoloso. Nell'immediato e anche successivamente, perché esposta ad eventuali ritorsioni, nelle scorse ore, sulla base delle risultanze investigative di Procura e Carabinieri della Compagnia di San Vito, guidata dal comandante Antonio Corvino, il GIP Vilma Gigli ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Conte, accusato di evasione, rapina e porto abusivo di arma, ora è nel carcere di Brindisi in attesa di essere interrogato.